atrofia multisistemica è una rara ma non eccezionale malattia neurologica degenerativa, come l'Alzheimer, come il Parkinson, che introduce progressivamente sintomi diversi, in particolare motori e soprattutto uno stridore, cioè uno stridore notturno, un rumore notturno, nei pochi malcapitati di cui sono affetti. Ed è una malattia sostanzialmente incurabile come tale. Non sono note in maniera dettagliata le cause, si parla di accumulo di sostanze chimiche, diciamo tossiche, prodotte dal cervello e che non vengono sufficientemente rimosse dai sistemi che la natura ha preposto per questo scopo. È comunque lo stesso meccanismo che troviamo nell'Alzheimer o in molte altre malattie degenerative che sono simili anche se non identiche. Evolve progressivamente portando il paziente ad una progressiva riduzione delle attività motorie, ad una progressiva difficoltà di respirazione notturna legata in parte all'OSAS, ma non necessariamente solo all'OSAS. Sono una tessera di un mosaico più complesso. L'OSAS è una piccola parte dei sintomi che il paziente sviluppa, in realtà ne ha molti altri notturni, lo stridore è uno di questi, la tachipnea, le apnee centrali, però l'OSAS è un elemento trattabile, quindi come tale ha un ruolo importante nella terapia. Purtroppo no. Trattare l'OSAS non ha nessuna efficacia sull'evoluzione naturale della malattia, riduce alcuni disturbi presenti, ne attenua le manifestazioni, ma non può modificare l'evento finale del paziente, che purtroppo è sempre fatale.